Ciao a tutti, oggi parliamo di panca stretta. In un mondo che ha capito che per stimolare i muscoli, anche i muscoli più piccoli, anche i muscoli da spiaggia, è importante accedere ad esercizi multiarticolari, complessi, eccetera, la panca stretta ovviamente prende una posizione predominante perché è il tipico esercizio che si usa per i tricipiti, tra virgolette. In realtà, sì, la panca stretta ha un grosso stimolo sul tricipite ed è proprio percepito immediatamente. Da una panca larga, una panca stretta, sentite calore, fatica maggiormente sul tricipite, però resta sempre un esercizio complesso, con la stessa dignità di un esercizio complesso come un military press, come una panca piana, come uno squat frontale, eccetera. Per cui non dobbiamo trasformare la panca stretta in un esercizio stupido a livello motorio. Cioè, solitamente nella palestra vediamo fare panca stretta così. Io chiudo i gomiti in basso, semplicemente una presa stretta. Quindi vado a forzare le articolazioni in maniera non proprio ottimale per avere la sensazione di fatica lì. Ecco, questo è profondamente sbagliato. Le regole che valgono sulla panca piana valgono tali quali sulla panca stretta. Cioè io stacco il bilanciere, stendo i gomiti, prendo aria, alzo lo sterno e stabilizzo sullo schienale, cioè i tre passaggi che insegniamo alla certificazione istruttori, quelli valgono sulla panca stretta. A quel punto, una volta con l'aria nella pancia, faccio la fase eccentrica, durante la fase eccentrica devo caricare il petto, quindi allungare i pettorali, quindi caricare il dorso, attivare il dorso e sentire il peso in mano e schiacciarmi sullo schienale. Questo farà sì che i gomiti vanno esattamente in un punto, che è quello di cui voi non dovete preoccuparvi. Cioè, quando si fa la panca stretta, in soldoni, non dobbiamo ragionare di gomito. Il gomito deve andare nella posizione che ci indica la tenuta del torace. Quindi vai, Simo, vediamo che adesso stacca il bilanciere, poi la larghezza della presa, appena un po' più stretta, non deve essere troppo stretta, perché il lavoro diventa troppo tassante sull'articolazione e il vantaggio di avere una presa stretta non c'è più. Vedete, questa è una presa media stretta ed è già sufficiente per stimolare tantissimo il tricipite. Prendo aria, alzo lo sterno e stabilizzo sullo schienale. A questo punto scendo allungando i pettorali. Devo avere accortezza di scendere nello stesso punto, press, in cui scendo nella panca piana. Precisamente lo stesso identico punto. Vedete dove vanno i gomiti? I gomiti vanno nella posizione naturale per caricare il torace. Vedete che questa alzata ha una sua logica, ha una sua stabilità e una sua energia di spinta verso l'alto. Ok, fanno un'altra. Essendo, appoggia pure, un esercizio complesso, multiarticolare, eccetera, eccetera, può essere inserito durante una programmazione di allenamento in una delle 3-4 sedute a settimana che è dedicate alla panca. Può essere inserita la panca stretta. Se vogliamo fare qualche ripetizione in più, potremmo sfruttare l'effetto PAP e magari fare prima un po' di lavoro a basse ripetizioni, poi scaricare in un back-off e con un leggero back-off togliere il 10% del peso in cui ho usato per fare delle triple e fare serie dalle 8 alle 6 ripetizioni. L'importante è che diamo sempre attenzione a un arrivo solido al petto e una spinta decisa verso l'alto. Non deve esserci un movimento ad arco o a J. Perché? Perché quello vorrebbe dire che sposto l'attenzione dalla spinta, cioè dall'imprimere energia all'attrezzo, allo spostare l'articolazione della spalla, che in breve tempo, nel mio caso sarebbe brevissimo tempo, porterebbe ad avere un'infiammazione della cuffia, dei rotatori, tutte quelle cose che oramai si conoscono molto bene, ma che fino a pochi anni fa non erano assolutamente scontate. Un altro mezzo interessante per utilizzare la panca stretta potrebbe essere questo, cioè io prendo il primo oggetto che mi capita tra le mani, tipo il Project Magazine, e lo utilizzo come una board solida. Perché faccio questo? Faccio questo perché diminuendo l'ultimo tratto di appoggio tolgo la problematica della spalla che si perde in persone che hanno meno sensibilità di Simone, che da anni un atleta. Per cui, arrivando ad avere un range leggermente più breve, pianissimo, su. Ok. Arrivando ad avere un range leggermente più breve, riesco ad avere una roba. Ascoltami bene, appoggia dolcissimo sulla board. Dolcissimo, su. Ok, appoggiando dolcissimamente sulla board vado ad attivare tutti i muscoli posteriori della schiena in maniera molto forte, quindi la situazione tiene in mano, la situazione muscolare diventa ancora più ottimale, tolgo il rischio di andare a perdere la spalla nell'ultimo tratto della discesa e sensibilizzo la mia idea di caricare e arrivare a un punto, perché se voi non caricate la schiena in discesa e non avete il peso in mano e tutti i muscoli stabilizzatori non sono vivi, accesi, quando arrivate sulla board si sentirà questo rumore, stock. Invece dovete appoggiarvi dolcemente sulla board, quasi da non
schiacciarla, e se avete una board rigida tipo un libro o un tassello, qualunque cosa, Project Diet è perfetto in questo caso perché l'altezza è giusta, non deve sentirsi nessun rumore, voi appoggiate dolcissimamente, provate e vedete che sensazione muscolare che avrete, che avrete sui tricipiti.